Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Le Marche dall'Alto. Oggi stiamo facendo una passeggiata molto tranquilla. Siamo a Sarnano, sulla via delle Cascate Perdute. Siamo io e il buon Wally. Questo percorso comprende tre cascate: le cascatelle, le più piccole, la cascata dell'Uvagnatò e la cascata del Vecchio Mulino. Noi lo faremo al contrario, ovvero non partendo dalla cascata del Vecchio Mulino, ma partiamo dalle cascatelle perché sono le meno spettacolari. Abbiamo lasciato la macchina qui, poi ve lo faccio vedere con la mappa. E adesso andiamo. Questa è la nostra prima tappa. Queste sono le cascatelle, le più piccoline del percorso. Siamo appena stati alle prime cascate, le cascatelle, direttamente sotto al parcheggio superiore. Occhio se passate da sotto perché la strada è devastata. E adesso dopo le cascatelle andiamo a piedi alla cascata dell'Uvagnatò. Come vedete il percorso ha dei cartelli che lo segnalano, ma noi lo stiamo facendo al contrario, come abbiamo già detto, quindi andiamo dalla parte opposta ai cartelli. Questa è una passeggiata tranquilla che può fare chiunque a qualsiasi età, dai bambini ai meno giovani. Quanto aggressive le oggi? Cattivissime, penso che è uno degli animali più pericolosi che esiste sulla faccia della terra. Voi che passate di qui, salutate il gallo Didi, la sveglia le dà ogni dì. Poi date delle michette a Leila. È lunghissimo, Wally. No, infatti è lunghissimo, non potevo. Se volete sapere come continua, veniteci. E siamo arrivati alle cascate dell'Uvagnatò. Allora, le cascate dell'Uvagnatò vengono chiamate così perché sono formate da una specie di vasca dove, ecco, ricorda un po' un bagnatoio. E ecco, si dice che i sarnanesi venissero a fare il bagno qui anni or sono. E adesso dalle cascate dell'Uvagnatò continuiamo il sentiero che ci porterà verso le cascate. No, che cascata era? La cascata del Vecchio Mulino. Che ci porterà verso la cascata del Vecchio Mulino, che dovrebbe essere la più bella. C'è questa parte da fare sulla strada transitata perché la cascata dell'Antico Mulino è praticamente dall'altro lato. Dopo aver attraversato la strada siamo arrivati al palazzetto dello sport, credo sia questo qui, dove c'è il parcheggio, perché il percorso inizierebbe da qui, ma noi siamo più fighi. Abbiamo fatto il contrario perché? Perché le cascate dell'Antico Mulino sono le più belle, quindi le tenevamo come climax per ultimo. E questa è la cascata dell'Antico Mulino. We'll be right back.
al canale e lasciate una cascata di like. Non mi ammazzo. Bella, anche questo video è finito. Spero che la scoperta di questi posti vi sia servita a qualcosa. E noi abbiamo fatto tutto il percorso a piedi, ma ogni cascata è raggiungibile singolarmente con la macchina, facendo giusto 100 metri neanche. Però così c'è più gusto. Se conoscete altri posti da farci conoscere e farvi conoscere, lasciatelo scritto nei commenti e ci andremo. Non mettetevi queste scarpe, si scivola tantissimo, portate le scarpe da trekking o degli scarponi.